sindaco è rientrato nel PD, dal quale partito era uscito perché la sua persona era stata discriminata proprio a Castelbuono nel corso di un convegno. Capua era una manciata. Vi ricorderete qualche giorno fa. Quando vuoi successi, successi elettorali, vuoi ser sindaco a cominciare mira, a causa d'un potente che i tuoi tanti rivali che la fece la moggio. Ma quindi pure a te a matare. Ma che? Oddio, capotarmi mai questo congiuntore! E di fatto, un lumere come se patuto! Come hai carne muoggi muoggi! Ti stanno cadendo i robbi in cuore! Ma se posso sapere come c'è? Sicuramente quella Martina e Cuschera. Giovanni Cassatare, Nicola Pere dopo le secco. Peppe Norato, l'avvocato Cartagione e Ignazio. Ignazio Cecco! Questa sera lo trovo! No, sicuro! No! Attenzione! Ignazio Maiorana! E poi Sant'Eleta e Scancarello Adriana immancabilmente cuso zitto! Chi è sempre presente? Non ho bisogno di mettere. Oh, ma che so? Due cuori e una capanna. Due corpi e un'anima. Amore e brodicecere. Sicchio e corda. Panza e presenza. A proposito di panza e presenza, Sant'Eleta, che faceva l'hostess al bureau dell'accoglienza, notò una gravissima assenza. Chi da tu sindaco? Perciò, indica che amore si fanno senza nasca, sai? Sant'Eleta chiamò l'appello e appena messa l'assenza disse un minuto, perché chiste su così conseguenze. Oh, ma non è che mi scordate a Carmela e a sua moglie? Che vinci cose da sua casa non vuole mangiare? No! Immediatamente, di sotto tavolo verde.
formicotone. Immediatamente, di sotto tavolino. Oh, un treno, pure a parte sul treno, che gli rende una palena. Poteva avere proprio che era lo stesso. E con questo anche per quest'anno un premio Nobel. Per la pazienza di combattere con te. Oh, io con te. Immediatamente, di sotto tavolo. Pronto? Prova? Sì? Pronto? Com'è efficiente il tecnico battaglia, eh? Vai, vai. Allora, eravamo rimasti. Immediatamente, di sotto tavolino, sgridavo Carmelo con un conigliere. Assente io. No, non c'è proprio su scante. Più facile che andare a professione senza santo. Dottore Letta, tu che sei sempre come una verrina, ma come mai usi un congere a stasera di? Boh. Era partito o l'umidare per correre per farla arrestare a queste belle fredde comani? Sì, a cosa c'ha la fece la ronta? Troppo aveva fatto come i ciauli. Tanto babbiamo fino a che ci va a muzzicare gnammi i pennotiali. Ora ci putrono un rubone e alla volta capisci che non per te conta quanto tu i coppa quando a briscole a bastone. Ma che sta venendo? Un ed? Oh, ci pare a botta! Se vedi che sta su ed! Fene un tempo che era in carmalote! Taglia come tutto cullato caduto! Oh, sindaco, i cose vanno alla via! To passo va via! Allora sta mangiando a Norrelè! La mangiata! La mangiata! Figgere tutto cosa a muccione. Certo, mi vuole mettere a faccia a boccone. Mi vuole mettere a faccia a boccone perché io, col mio fare attivo e acrobatico, do fastidio nel Partito Democratico. Io, il demo sindaco. E dico demo perché come desinenza ognuno possa mettere ciò che pensa. Tra parentesi, la desinenza secondo me avesse essere chi da casa mette di da ria. E quindi demografico, demologico, demoscopico, democratico, ma soprattutto democristiano. Sempre. Ora sì, ora sì. Una volta demoniaco e demolitivo, ma ultimamente demolito, demotivato e demoralizzato. Per chissà panzata di Cellis mi venne a tagliare la faccia. Oh, ma questo? Sa perché? Tu Cellis stava sommandando. Secondo me, troppo niente ti stava infalando. Tu ti credi che va a Palermo e ci va a parlare come parrucca con Tomasino e con l'Emporio? Già, ti fanno fare un fregatorio, ti fanno fare. Ma poi, perché dici che ti vengono a tagliare la faccia o tuo paese? Calavanto opportuno, un domani mattina, mi fai trovare una truscia con pazzetta. Arrumoriata nella bandiera rossa, mi mandare una terna cartata d'ossa. A un secondo, lo va? Fatti un brodo. Ma secondo me la spiegazione è una sola. O fu Cuschera o fu Carmelo Mazzola. Sì, perché cucciati i cani d'intra, ne esce l'ossa fora. I cani l'ossa! Per quanto riguarda l'ossa, mi sembra sintomatico, si tratta dei resti del pranzo del Partito Democratico. Ma io sono certo sogno di spampare come un fumatore, su un po' mangiare carne con lo sapaticcio bruno.
di questa canetta. Visto che ti mise la crema panza, ma io ogni fucatalietta di musca è sostanza. E ora dammi sto pezzetto. Sto pezzetto, no, no, no. Ava, ava, mette la caola. Ava, dammi sto pezzetto. Sto pezzetto, no, no, no. Leggiamo sopra tazze perché secondo me tutta tutta ciò zampini gracoli di economia. No, no, assolutamente, suo pezzino è troppo compromettente, neanche per sogno, e poi un po' come vergogno. Ho sentito che dici? Mi vergogno. Dove? Mu vuole che ti rossicare i scaglioni. Hai la facciata che ti ci vuole appizzutare in malaggiuna. Mi vergogno. Affacciato. Tanti cari saluti dal re di Sant'Anastasia. Cosa? Abbiamo brindato felici e contenti, capo mia sta sbagliando a via. Sant'Elena è già pronto per cantare dottora Buas. E Carmelo ti manda un pensiero per chiamare struppa di stuor. Sprupa di stuor a me. A mia maniata d'incompetente, io faccio sino quell'assessore contemporaneamente, un segretario, un scilacque e non consiglio un presidente. Io prendo il comando delle operazioni tutte a principio. Ma secondo te, dimmi una cosa, qui dirigi l'operazione al municipio? Io dirigi i marci per cavolo al municipio, io. Io ci dico come si mette una via e giovo fino a chiume. La mattina vai a sorgiva e l'acqua va in giume, che sai? Mischa, ho potuto spormontare. E se ti ardecmi non si deve fare una mano davanti e un'altra da ria? Ben ti stia, perché tu te lo sei voluto. Tu hai zullentiato. Mettisti un PD qui in spalle e mura per avere in Parlamento una poltrona sicura. Mario, troppo hai tirato la corda. Troppo facisti l'orda. Ma chi parla? Non vedo nessuno. Chi sei? Sono la tua coscienza. Ah, lo so che non esisti. E invece sì. Esisto e ti seguo come un'ombra, anzi, io sono il sindaco del governo ombra. Questa è strumentalizzazione, populismo, un sacco di palle. Tu stai tramando alle mie spalle, tu stai giubuliando l'acqua. E tu pratico se... Tu pratico sì queste cose, perché l'uomo di mala coscienza come opera pensa. Ma chi sei tu? Che fa un me canusci più? Io sì che te canusci invece, è come se te canusci. Parlare a me tu! Ti prego! Che fa un me sento? Io invece ti sento, perché sono campo. Sei tu che diventaste sordo, ti sento sì e ti vedo, pure che tu mi vedi, e vedi tutti questi occhietti che sta facendo pezzo di trappolino. Ma a
io ti pare giusto che questo mi venga a organizzare una convention o un paese. O un paese senza farmi sapere niente. O un paese dove tutte le cose passano dentro mia. O un paese dove io faccio un campo sportivo. Io faccio furriare il funerale del nuovo castello. Io faccio un municipio. Io ho incrementato il turismo. Io sistema paese. Io scelgo. Io ho avviato un percorso virtuoso. Io. Solo io. Ora invece sogno io. Solo. Bravo.